Allora, sindaco, ci troviamo al Salviano, insomma, le opere di riqualificazione fatte qui sul Monte Salviano, quali sono state e quali mancano ancora all'appello? Ma siamo partiti 5 anni fa, chiudendo la strada nei giorni festivi e prefestivi e mettendola a disposizione per gli avezzanesi e per chi nei comuni limitrofi voleva venire a godersi questo panorama, un panorama eccezionale che è quello del Monte Salviano. Abbiamo anche, grazie al suggerimento di Padre Orante, dedicato come Madonna di Pietraquaria la protettrice dei podisti, proprio perché è una zona di camminamento, è una zona bella, c'è un percorso pedonale molto attrattivo, lo stiamo migliorando, stiamo mettendo delle transenne e quindi coprendo tutto il guardrail con delle transenne in legno per metterlo in sicurezza e metteremo delle luci al LED su tutto il percorso, sarà un percorso quindi da visitare anche durante il periodo notturno. E poi abbiamo attrezzato ed organizzato tutto il percorso invece interno alla Pineta che parte giù dal fontanile fino a salire qui alla chiesa della Madonna di Pietraquaria, un percorso con dei importanti tabelloni dove ci sono dei codici a barre che con i telefonini i ragazzi o chiunque possa venire qui a visitarlo può trovare e ad avere tutte le spiegazioni possibili, anche le piante del Salviano, perché il Salviano è la salvia e ci sono anche state qualche anno fa un frate, non mi ricordo come si chiamava, Fran Domenico Palombi. Palombi, e che tra l'altro era un frate che ha studiato proprio le piante del Salviano e ha fatto un libro sul Salviano e sulle piante, sull'erba del Salviano, veramente un qualcosa di spettacolare. Oggi parlavo prima con le suore, ci sono dei turisti che sono venuti qui al santuario, perché questo santuario è frequentato anche da turisti che vengono da lontano, dal Cassinese, dal Frosinate, dalla Latina e anche dalla Campania, quindi è un santuario che dobbiamo tenere sempre ben valorizzato. Poi qui faremo un percorso di acqua che chiaramente sarà molto molto bello, abbiamo già il progetto approvato. È stata richiesta la scia, io penso che già dal mese di luglio potremmo partire e per agosto avremo anche qualcosa di bello. Questo l'abbiamo fatto in sinergia con Padre Orandi, in sinergia con la superiore e tutte le suore e in sinergia con tutti coloro che frequentano la Madonna di Pietraquaria e frequentano il Salviano. E la confraternita in particolare che ci ha molto molto aiutato. Io penso quindi questa è un'altra di quelle cose belle che stiamo donando alla città di Avezzano e la stiamo donando insieme chiaramente alla città, insieme ai cittadini, insieme alla confraternita, ai protagonisti praticamente della Madonna di Pietraquaria. È suonata la campana, quindi facciamo una preghiera alla Madonna. Penso che con i binocoli che abbiamo messo sopra qui, che si vede tutta la parte giù da Capistrello, Accese, Cappelle, eccetera, con un altro che sarà messo per riprendere tutta la città di Avezzano e la zona che va verso Celano e si riprenderà anche bene il Fucino. Le fontane, le belle fontane che abbiamo messo durante tutto il percorso del Salviano, e il defibrillatore, grazie appunto al supporto gratuito che ci è stato dato da un giovane avezzanese, un emodinamista che è venuto a fare il corso e ha messo un defibrillatore. Il defibrillatore sono salvavita, quindi l'emodinamica l'abbiamo messa all'ospedale, il defibrillatore è qui. Queste sono le cose che ne abbiamo fatte tante qui per il Salviano, l'abbiamo reso veramente vivibile partendo appunto da quel percorso pedonale che è interno, come abbiamo detto prima, con anche guardando le varie tabelle che spiegano un po' tutto ciò che
viene riportato nelle piante qui dentro al Salviano e come il percorso, i percorsi pedonali poi arrivano qua. Poi un percorso chiaramente attrezzato vicino alla strada che lo abbiamo messo in sicurezza con il, una staccionata, uno steccato in legno. Ma cosa faremo ancora? Faremo, quindi già è pronto il progetto preliminare, faremo 3 parcheggi praticamente, perché anziché far rimanere le macchine sulla strada, stiamo progettando, hanno già progettato, dobbiamo solo realizzarlo, i costi sono abbastanza, sono molto esigui, perché faremo sotto, appena dopo, prima della, appena dopo la curva, dopo il passaggio a livello creeremo una parte, diciamo, con il parcheggio, poi prevederemo un parcheggio più su e un parcheggio sotto il ponte del, della superstrada, dandoci appunto una spianata e se c'è possibilità metteremo anche dei, una cooperativa o qualcuno per gestire questi parcheggi, perché alla fine a 20 centesimi, 30 centesimi, quello che stabiliremo, si farà sicuramente un po' di ragazzi potranno trovare il lavoro e fare, guadagnare la loro giornata nei giorni naturalmente prefestivi e festivi. Chioschetto. Poi chiaramente quel chioschetto che faremo qua dove c'era l'ex casetta del, dell'ANAS, faremo un bel chioschetto e poi un dei gazebo alla, alla piazzetta lì che abbiamo ribonificato al sopra il tirassegno, dove ci saranno dei chioschetti, ci sarà anche ci saranno delle panchine, ci sarà anche una piccola copertura dove metteremo dei libri, sposteremo dei libri qui dalla casetta del su qui al Salviano, metteremo dei libri proprio che spiegano la storia del Salviano, ma spiegheranno sicuramente la storia del Fugino, la storia di Avezzano e della Marsica, anche spiegando i vari reperti archeologici che sempre più stiamo trovando nel nostro territorio avezzanese, che stiamo riscoprendo che è un territorio storico e non è una città moderna, ma una città ricostruita dopo il 15, ma con delle radici molto 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 antiche. Quindi penso che Avezzano sta andando bene insieme a, tutto, a tutti i comuni della Marsica, e questa, questa bellezza del Salviano è un gioiello per la città, è un gioiello per tutta la Marsica.